Amici di Televallata, ci troviamo oggi a Casal Fiumanese presso il centro La Martelluzza. Andiamo a scoprire insieme una nuova attività che apre qui in paese. Si tratta di Lilli e il Vagabondo, toilettatura per cani e gatti, toilettatura, stripping, rasatura e anche molto altro. Andiamo a scoprire insieme questa attività parlandolo insieme a Sabrina Galanti. Allora, l'idea è nata da me e mia mamma, che abbiamo una profonda passione per gli animali, ci piacciono tanto, quindi ci siamo buttate in questa nuova avventura e speriamo che la gente apprezzi. Ti sei buttata con passione e anche con professionalità, vedo che hai diversi attestati appesi al muro. Sì, allora ci siamo buttate a fare la scuola, abbiamo lasciato il lavoro, abbiamo fatto una scuola a Minervio, la Tiziana Ferrioli, e abbiamo fatto anche dei altri corsi, speriamo che siano i primi di tanti altri perché non vogliamo fermarci, partiamo con tanta umiltà e speriamo di continuare a aggiornarci e fare tanti corsi. Ecco, parlando un po' all'atto pratico, vedo che ci sono anche diversi, diciamo, strumenti, se vuoi dirci brevemente come funziona. Allora, abbiamo innanzitutto la vasca per fare il lavaggio normale, abbiamo deciso di regalare ai nostri clienti l'acqua ozonizzata che viene da quel macchinino che abbiamo messo lì. E i vantaggi ha? Ha il vantaggio che comunque il pelo viene molto più morbido, molto più igienizzato, quindi questo è un regalo che abbiamo fatto ai nostri clienti che non faremo pagare in più. Abbiamo messo la vasca spa, che serve soprattutto per le cicatrizzazioni, per se un animale fa un intervento, per i batteri, se uno ha un bambino in casa, quindi abbiamo diversi. Quindi banalmente non è che si lava e si spazzola il cane, ecco, si fa di più. Sì, esatto, avremo anche il taglio a macchinetta, il taglio a forbice, insomma cerchiamo di venire incontro alle esigenze del cliente. Vediamo anche diversi prodotti per la cura del pelo, immagino. Esatto, allora abbiamo scelto di avere uno shampoo diverso per ogni tipo di pelo, per ogni tipo di esigenza. Abbiamo tutta la linea Atmosfera, che è shampoo con ozono, che quindi riprendiamo con l'acqua ozonizzata per appunto igienizzare ancora di più il pelo del nostro cane. Abbiamo lo shampoo sbiancante, volumizzante, insomma ogni tipo di prodotto per ogni tipo di esigenza. Allora, compreso nel lavaggio normale, abbiamo deciso di aggiungere anche il taglio delle unghie, la pulizia completa delle orecchie e la detersione completa degli occhi per rendere il servizio ancora più efficace. Da Lilli e il Vagabondo si fa lavaggio, toilettatura e lo stripping, però sai, parole inglese, non tutti sanno all'atto pratico di cosa si tratta. Allora, significa in italiano volgarmente strappo del pelo, si fa essenzialmente sui cani a pelo ruvido per mantenere comunque la morfologia del pelo corretta, è una cosa super naturale perché comunque è una cosa che l'animale in natura farebbe andando dentro i rovi, dentro i cespugli e quant'altro, ovviamente in casa questa cosa non è possibile farla e quindi per mantenere il pelo più naturale possibile è una tecnica, ecco, appunto per i manti ruvidi. Usate queste tecniche, ovviamente anche le mani le usate per fare un po' di coccole, insomma sono trattati da re qui, sì. Cani e gatti. Qua i cani saranno trattati come bambini, come dicevo all'inizio, è una grandissima passione di mia mamma, gli animali, quindi veramente come i bambini, per noi sono fondamentali. Inaugurazione che cade in un periodo un po' particolare perché ci sono virus e malattie, possiamo dire qualcosa sulla sicurezza e l'igienizzazione del posto? Certo, allora proprio ieri è venuto il rappresentante, abbiamo preso un sacco di prodotti professionali, addirittura prodotti che vengono utilizzati anche in ospedale. Garantiamo questo sia per questo periodo che per sempre, garantiamo la sterilizzazione di tutti i nostri oggetti di lavoro che possono essere asciugamani, cardatori, forbici, testine e quant'altro, ogni volta tra un cane e l'altro. Soprattutto anche la sera, la sicurezza della nostra sala d'aspetto dove comunque c'è la gente, e questo è un servizio che garantiamo adesso e sempre.
Lidia il Vagabondo, ricordiamo, si trova a Casal Fiumanese, via. Siamo in via Primo Maggio 28, centro commerciale La Martelluzza, e il nostro servizio sarà un servizio su appuntamento per rendere, ecco, ancora il nostro servizio migliore. Ecco, chi magari ha anche un cane pauroso o che litiga con altri non ha problemi di trovare sorprese, tra virgolette. Esatto, esatto, e poi cerchiamo di prenderci tutto il tempo necessario che ci vuole per la cura del cane, ecco. L'inaugurazione perfetta ovviamente ha il buffet col brindisi, quindi un brindisi a Lilia il Vagabondo.